Oh no, attenzione, gira, gira Link, minchia. Cazzo! Ciao bambini, ciao polletti, ciao polipetti, succhetto, come va questo Electric? Brrr. Oggi siamo qui per fare qualcosa di speciale su Zelda come al solito, cioè ormai Zelda è anche un gioco di cazzeggio ormai perché così è così vasto, si possono fare così tante cose che tanto vale perdere tempo, è giusto così. Adesso vi faccio vedere cosa faremo. Innanzitutto io ho un solo amiibo, ok? Adesso facciamolo vedere bene alla telecamera. Io ho soltanto questo amiibo qui che è Link di Super Smash Bros, ovvero quello di The Twilight Princess. E ho solo questo in generale, proprio della Nintendo, perché non me ne è mai fottuto una emerita sega degli amiibo, però questo mi piaceva. Quindi ho intenzione di utilizzarlo qui vicino a voi, non sia mai che esca qualcosa di interessante. Di solito ti droppa qualche oggetto, ecco che lo mettiamo qui, sul Joy-Con. Brish! Frutta, volontà! Gli è cascato in testa quello, puretto. Quindi ci butta tanta frutta questo amiibo, buono, però che cosa viene qui dentro? Uno scudo del cavaliere, yay, da Swarm Tokerball, è proprio quello che ci serve, perché se avete visto il titolo, che immagino sarà quel che sarà, oggi andiamo su un monte a fare snowboard sullo scudo, o surf sullo scudo, non so come chiamarlo, andremo precisamente su quel monte lì. E se pensate che ci andiamo a piedi, avete sbagliato la grande, perché io posso teletrasportarmi velocemente lì, ma prima di farlo mi devo vestire bene, perché lassù fa freddo e quindi mi devo vestire per il freddo e mi devo mangiare anche qualcosetta per il freddo, perché solo quello non sarà sufficiente. Qualcosa ce l'ho qui per il freddo, sono da 2 stelle, cioè 2 fiocchi di neve, 2 fiocchi di neve livello proprio di temperatura, ma mi cucino al volo qualcosa di meno assurdo. Questo, poi ci mettiamo un funghetto e basta così. Vediamo un po' cosa esce fuori. Cosa esce fuori? Frutta cotta picca picca. Picca picca. Solo 3 minuti. Che ci fai con 3 minuti? Oh. Ah, facciamolo un po' con un bel pezzone. 2 pezzoni di carne, un pezzo di pollo e un pesce. Cioè, proprio. Se andavo a Masterchef adesso mi bocciavano diretti per aver fatto sto miscuglio del sozzume. È venuto fuori qualcosa, 4 minuti solo, e vabbè, ce lo faremo bastare. Tocca che ne facciamo altre allora, perché non ci basterà quel poco tempo per fare un video. Senti amico, quindi facciamo un po' di riso e un pesce, così ci viene fuori qualcosa tipo sushi, vero? Perché qui vengono fuori piatti interessanti quando ci metti in mezzo il riso. Vengono degli onigiri in genere, roba simile. Onigiri e frutti di mare, sempre 4 minuti, questa volta ci basterà o ce lo facciamo bastare e basta. Adesso andiamo a fare snowboard sul monte teletrasporto. Siamo arrivati. E perché sento freddo? Ah beh, sento freddo perché ancora non ho mangiato il necessario per non sentire freddo, appunto. Quindi abbiamo detto questi onigiri qui, che per 4 minuti siamo teoricamente a posto. E quindi adesso possiamo salire fin su in cima a questo monte. Già siamo molto in alto, in generale. Però io mi voglio fare tutto il monte sciando, snowboardeggiando, e vi farò vedere anche dei piccoli trucchetti del surf, del snowboard, o come si vogliate chiamarlo, sullo scudo. E innanzitutto dobbiamo metterci questo bello scudo qua, che è un po' più tosterello. Come potete vedere, ho la spada suprema adesso, ce l'ho. C'ho la spada suprema, hai capito? Hai capito che ce l'ho? E qui tocca salire ancora per parecchio, mi sa. Il brutto è che bisogna stare attenti a non prendere i sassi, perché appena prendi un sasso ti fermi e il ritorno su rinizio da capo, Se succede, rinizio da capo, lo prometto, voi siete testimoni, qui si avanti. Già che ci sono, ne approfitto per chiedere: volete davvero anche questo let's play di Zelda? Perché Lucre, un nostro caro amico di cui abbiamo battezzato con il suo nome anche un cavallo, ha detto di sì. Ma non basta una persona, dovete essere in molte a richiederlo. Bene, io penso che da qui possiamo iniziare, Siamo pronti? Mettiamo un po' di musica seria in sottofondo. Bene, questa mi piace, questa musica mi piace. Sai che è bello? Io adesso sento niente. E voi invece nel montaggio video state sentendo tutto e vi starete divertendo sicuramente più di me. Adesso iniziamo. Ok, cerchiamo. Allora, lo sapevate che se uno... Oh no, rifacciamo da capo. Non è facile da controllare sta faccenda. Stavo dicendo che se tu salti mentre che stai snowboardeggiando, fai trick, però devi saltare con la direzione della levetta verso dove vuoi fare il trick. In genere sono solo grab come trick. I grab sono quando afferri la tavola, ok? Pronti? Quindi che ne so, no sgrab. Oh no, attenzione, gira Link, minchia. Cazzo! Ok, riniziamo da qua, via. Era troppo stretto quella strada. Attenzione, di qua. Posso farcela. Adesso facciamo il trick, eh. Trick! Non volevo
volevo fare questo, però come potete vedere la tavola, lo scudo rimane ai miei piedi, quindi diciamo che vale come cosa. E possiamo anche cambiarlo nel frattempo. Pim! Avete visto che roba, ho cambiato lo scudo mentre che volavo, hai capito? Oh, attenzione! Oh, c'è un nemico qui. Ciao nemico, come va? Vedi che sto a fare la discesa? No, no! Ti sei fermato, maledette scale! Stavo andando bene, adesso ci riprovo. Allora, senti Link, io voglio fare un bel video. E perché io faccia... affinché io faccia un bel video e tu devi aiutarmi, ok? Devi essere dalla mia parte. Sembra che questo scudo non si rovini con lo snowboard. Vediamo un po', perché mi sembra proprio che ci fosse uno scudo che per sciare non si rovinava. Che ne sa proprio questo? Usato il metallo pesante adatto ai quindi combattimenti. Io ho una certa esperienza di maneggiarlo, boh. Boh, va bene. Quindi, Link, per favore, questa volta concentrato, facciamo uscire un bel video, far capire ai polletti, a chi sta vedendo questo video in modo random, che siamo dei pro gamer e che qui non si scherza, eh. E qui, quando Electric Peo prende in mano un joystick, so cazzi per tutti, eh. Oh, ma qui è pieno di mattunelle! Oh, oh! Attenzione! Oh, incredibile! Electric Peo ce la fa! No, no, troppo in là! Troppo in là, Link! Maledizione, Link. Va bene, sai che? Riprendiamo da qua, non me ne frega niente. Ciao mostro, come va? Spero tutto bene. Scusa, ma mi fermo. Cribbio, mi sa che non è fattibile farlo tutto in una botta. Dai, dai. Qui bisogna usare quel paracadute quando... Vedi? Vedi? Ci sta i mattoni. Eh no, io c'ho bisogno della montagna dove i mattoni non ci sta, ok? E in questa ce n'è troppi dei mattoni. Via, via. No, non voglio mirare a quello. Zitto, hai capito? Ah, riproviamo. Qui era dove eravamo arrivati prima. Questa volta ce la facciamo, ok? Vedi, qui ci stanno i mattoni. Altri mattoni. Dai, scendi, scendi, ce la puoi fare. Trick. Che trick. No, i mattoni, i lupi. Maledizione, non me ne frega niente, riprendiamo da qua. Mi sono congelato. Sentite, mostri. Tocca che me lasciate scendere, però, eh. E qui sto a fare un video, mica i cazzi. Voilà. Ma c'è stai mattoni pure qui. Cribbio. Qui non c'è niente, vero? Wow, attenzione. Qui ce la potremmo fare. Sto sentendo freddo, sono già finiti i 4 minuti. Incredibile. Abbiamo altri 4 minuti di esposizione per fare questo incredibile video. Con tanto di trick, eccetera. Oh no, non ti fermare. Bravo, Link. Così ci piaci, quando non ti fermi nonostante i mattoni. Ok, forse qui, guardate, qui è ancora più libero da ostacoli, mattoni e robe varie. Qui ci può piacere. Wow! Facciamo un trick? No, come non detto. No, i mattoni! I mattoni no! I mattoni! Le scale! I mattoni! Oh, ce l'ho fatta! Esce vivo da questa esperienza. No, altri mattoni! Non voglio che stai su... Dai, maledizione! No, non doveva venire così il video, giuro. E va bene. Sembrerebbe che questo sia il meglio che io sia riuscito a fare. Teletrasporto in corso! Allora, un attimo, signori. Qui tocca che una discesa per bene la facciamo, ok? Almeno una. Mica chissà quante. Ah, questa è l'armatura nuova che ci piace. Guarda un po' che armatura da strafigo che c'ho. Ah, qui c'è una discesa, dritto per dritto. Non ci dovrebbe essere mattonelle. Non c'è neve, è vero. Ma comunque se si può sciare anche sull'erba, pensa. Sei bagnata? No, stanno cascando i tuoni. I tuoni sono un problema per il mio scudo metallico. Ma sai che io non ho paura dei tuoni, hai capito? Ecco che iniziamo, facciamo un po' di trick con il grab di lato, grab dall'altro lato, numero uno. Oh, ci ha preso in mira un nemico. Grab di qua, grab all'indietro. No, all'indietro non si può, solo frontale o di lato. Lo scudo da cavaliere sta per rompersi. Cribbio. Ah, dobbiamo cambiarlo al volo. Qua c'è un altro. Come sprecare risorse utili. Da Swaram Tokine, pa. Ce la facciamo ad arrivare oltre questo capanno, mi sa di no. Ciao lupo, che fai? Ah, posso sparare anche con arco e frecce, lo sapevate, mentre che scendo dalle discese. Mentre che scendo dalle discese, bravo Peo, sei il numero uno quando si tratta dell'italiano. Adesso cercherò di ammazzare qualcuno mentre che sto sul mio arco, ok? Questa volta ci provo. Cioè, mentre che sto sul mio arco, mentre che sto sul mio scudo, con l'arco ammazzerò qualcuno. Quindi, stiamo in discesa, io non mi ricordo se qui ci sono nemici da qualche parte. Ma anche se è un animale uguale, wow! Incredibile questa discesa. Oh, là ci sono dei cavalli. Non che ce ne freghi niente dei cavalli. C'è qualche nemico qua in giro? Nessuno. Sembra che non ci siano nemici qui in giro. E io mi sto per fermare. Questa discesa non era così ripida come speravo. Oh, ma wow, sto andando a forte, eh? Electric Peo sta andando a forte qui, eh?
Oh, dai, muoversi, non ti fermare. Lì c'è un nemico molto dangerous. Molto, molto dangerous. E quello dice vogliono le frecce, queste qua, le frecce ancestrali. Perché quella è una macchina ancestrale. Non so se mi spiego. E con questa armatura, tra l'altro, faccio molto male con le armi ancestrali. Chissà se ce la faccio ad ammazzarlo. Stando sullo scudo, devo anche colpirlo su un occhio, pensa. Proviamo. Io non ho paura di provare. Ok. Pam. Liscio, ho sprecato una freccia ancestrale che costa un sacco di soldi. Whee! Ce ne sono tre. Ce ne sono tre. Ah, mi sta inseguendo, madre. Che è sto scheletro? Ah, sarai tu la mia cavia, ragazzo. Sarà lui la cavia che ammazzerò stando sullo scudo. Visto che quelle macchine si muovono troppo e hanno un punto debole piccolo come una cimice. Vieni qua, ragazzo. Hai visto? Hai visto come si fa? Sullo scudo. Che mica stiamo scherzando qui. Mo' mi pio pure tutta sta roba. Ah, non c'ho più posto per le armi. Comunque sia, ormai uno di questi lo voglio ammazzare. Non sullo scudo, ma... Questi sono davvero, come dire, un ditino dal culetto da ammazzare. Però se va a segno il primo colpo per bene, è fatta. Quindi lo fermi, miri e... Liscio, fantastico. Due frecce sprecate, alla grande. È così che si fa. Se salgo qui in alto, magari aumento le mie possibilità. Ho due frecce ancestrali sprecate. Ma lo sapete quanto costano quelle frecce? Cribbio. Troppo. Ecco quanto costano. Fermo lì. Pam! Da su, ram, tocchine, pam! Vediamo cosa droppi. Droppami qualche nucleo ancestrale, per favore. Eccolo il nucleo. I nuclei ancestrali sono quelli che servono di più per craftare armi ancestrali, tutto qua. Che poi mi chiedo, cosa serve craftare armi e robe ancestrali se tanto si rompe tutto? Tanto vale non crafta niente e prendersi quel che si trova. E basta. Penso che per questo video possa bastare. E per concludere, appunto, questo video ci faremo il solito selfie. Pic, pic. Fammi una bella posa. Ehi! Ehi, sembro proprio un mostro, minchia. Se vi è piaciuto questo stupido e insensato video che non ha aiutato nessuno probabilmente nella vita e niente, beh, lasciate un mi piace o comunque sia mostrate un po' di amore a questo pulsante qui sotto a forma di pollice in su e ricordatevi che questo era Electric. Beh!